Salutatevi. Ciao Umberto. Ciao Pipin. È da un po' che non ci si vede, eh? Fai un bel respiro profondo. Col torace, visto? Nome? Pipin Ferretto. Umberto. Quanti anni hai? 55 anni. Ne ho presto 52. Dove vivi? A Miami. Vivo a Parma. Poi però l'estate sto in Sardegna per un po' di mesi. Dove sei nato? A Cuba. Sono nato in una ridente cittadina sulle coste del Mediterraneo, si chiama Busto Arsizio. Quanto sei alto? 6'1". Sono alto 1,90. Come spiega un bambino che lavoro fai? Oh, facevo la caccia sull'acqua, no? Normalmente dico che faccio quello che mi piace. Quante lingue parli? Lingue bene, nessuna. Me la cavo con l'italiano, poi un po' inglese, francese, spagnolo, un po' di portoghese, ma poco. Da piccolo cosa sognavi di fare? Oh, facevo la caccia sull'acqua, no? Sognavo di diventare un pilota dei jet. Quando hai iniziato a fare apnea? Da piccolo, da bambino, prima da camminare. Ho iniziato a fare apnea a 5 anni, 6 anni. Il ricordo più bello della tua carriera? Più bello quando ho conosciuto Audrey. Il ricordo più bello quando superai Pipin per la prima, no perché sto facendo un'intervista con Pipin, ma mi ero appena laureato, era il mio primo record, quel primo record mi ha cambiato la vita. Quindi no, no, non perché ho superato Pipin, perché mi ha cambiato la vita. Qual è stata la tua prima muta? Quella non me la ricordo, non ce l'avevo la prima muta, la prima vera muta l'ho avuta qua in Italia quando la Maret mi ha sponsorizzato lì a Siracusa da Enzo Maiorca. La mia prima muta era una Homer che mi ha regalato Valerio Grassi, il padre fondatore della Homer, e sono felicissimo dopo 25 anni di essere di nuovo in Homer. Fai pesca subacquea? Pesco tantissimo, tutta la volta che posso vado in mare a prendere il pesce. Adoro la pesca subacquea, la ritengo una nobile arte. Qual è stato il tuo primo fucile? Il primo fucile? Non me lo ricordo, avevo 5-6 anni quando ho cominciato a fare la caccia subacquea. Il mio primo fucile è stato un Homer T20-96, sempre regalato dal mio padre subacqueo Valerio Grassi. Qual è stato il pesce più grande che hai pescato? Quello non lo so, ho preso tanti. Una ricciola di 46 kg. Qual è l'azienda che ora ti sponsorizza? Adesso ce l'ho la mia propria azienda. Si chiama Persiste, è la mia propria azienda. Homer Sub. Quando hai capito che potevi diventare qualcuno? Non sono famoso, mica. Quando ho capito che non avrei potuto fare l'ingegnere informatico per il resto della mia vita. Cos'è stata la prima cosa che hai fatto con i soldi che hai guadagnato? L'ho speso subito, tutto. Con i soldi da sponsorizzazione avevo portato una ventina di miei amici a cena. Cosa fai nel tempo libero? Che penso tantissimo a quello che voglio fare dopo. Nel tempo libero adoro stare con i miei figli, mi piace stare in acqua. Quando smetterai di fare apnea? Mai. Continuerò a farla finché il mio corpo me lo permetterà. Cosa avresti fatto se non fossi stato un campione di apnea? Fossi stato un cacciatore subacqueo. Boh, forse sarei comunque andato in acqua. Ti mancano gli allenamenti che facevi quando gareggiavi? No, continuo ad allenarmi, ancora non mi sono ritirato, mi alleno tutti i giorni. Ma mi alleno ancora molto, mi manca più che altro questa situazione di team, di squadra, gli uomini della mia squadra, i miei sommozzatori, le cene insieme. Ti sei mai dopato? Mai. No, assolutamente. Ti sei mai fatto una canna? Ogni tanto. No, non mi sono mai fatto le canne. Fare sesso prima di fare apnea aiuta? Alla volta sì. Ormai da tanti anni che non lo faccio, quindi anche prima dell'apnea non... Però dicono non faccia male, non lo so. Quando eri più giovane, quante volte alla settimana facevi sesso? Tante, non lo so, non me lo ricordo, però tantissime. So quante volte l'apnea, però il sesso non l'ho mai contato. E adesso? Sì, anche adesso ci provo. Apnea, quasi tutti i giorni. Per avere successo con le donne, è meglio essere belli o ricchi? Non lo so. Secondo me se bello e ricco aiuta. Si dice che tra voi due non ci sia tanta simpatia. No, non c'è stato nessuna simpatia. Ma no, lo dicono gli altri. A me è pipista simpatico. Chi ha più successo con le donne? Penso di me. Ma sulle donne non abbiamo mai gareggiato. Ormai siamo vecchi, cioè. Però credo che anche in quello da giovani saremmo stati dei buoni. Ci sarebbe stato un buon challenge. Chi è il più generoso? Anche io, sì. Beh, sono più generoso io di Pipì, sicuramente. Chi è il più simpatico? Me, se non c'è dubbio. È più simpatico lui. Chi è il più ricco? Questo non lo so, quanto soldi ha in tasca su lui. Ricco, non lo so, devo parlare un attimo con lui, poi vi rispondo.
Qual è stata la tua massima profondità raggiunta? 183 metri. La mia massima profondità raggiunta 250 metri, però non l'ho mai detta a nessuno. Siete voi i primi a saperlo. Hai mai avuto paura del mare? No, mai avuto paura. No, non mi ha mai fatto paura, però devi avere molto rispetto quando sei in mare. Hai mai pensato di stare per morire? No, mai. No, non l'ho mai pensato. Nell'apnea è più importante l'aspetto mentale o fisico? L'aspetto mentale, quello che comanda. Per come sono stato educato all'apnea, per come concepisco l'apnea e per come la insegno, sicuramente l'aspetto mentale. Poi è chiaro che a certi livelli devi allenarti anche fisicamente. Pinne o monopinna? No, pinne, sempre. Il 95% del mio tempo in acqua lo trascorro con le due pinne. Barca a vela o a motore? A motore. Gommone, con motore. Però così, questi giorni su una barca a vela veleggiando con gli amici ci possono anche stare. Una persona che lasceresti sul fondo? No, nessuno. Ma no, non lascerei nessuno sul fondo, perché dovrei lasciarla? Se qualcuno ti sta antipatico non lo frequenti, lo ignori. Una persona che salveresti dal fondo? Ho trovato tante persone sul fondo. Pipin, se dovesse avere qualche problema Pipin io sarei lì pronto ad aiutarlo. Adesso soprattutto che ci vediamo dopo 25 anni, tra vecchietti ci si aiuta. Un consiglio da dare a chi si avvicina adesso all'apnea? State sempre sicuri di quello che volete fare quando andate sott'acqua. Vivete l'apnea per scoprire delle sensazioni che non immaginate neppure di poter trovare in questa disciplina. L'apnea non è trattenere il fiato di forza e lasciare andare il tuo corpo e scoprire quello che il tuo corpo in queste condizioni, in queste situazioni ti permette di vivere. Secondo me questa è l'apnea. Hai mai rubato al supermercato? No, non ci ho provato ancora. Boh, credo di essere entrato 5 volte nella mia vita in un supermercato, quindi non ho avuto l'occasione. Hai mai rubato una donna o un amico? Un paio di volte, sì. No, l'amico è sacro, sei un amico. Una cosa che vorresti fare che ancora non hai fatto? Oh, ancora devo fare un paio di immersioni, non lo so. Mi piacerebbe andare nello spazio, mi piacerebbe davvero. Sei mai stato con un escort? Escort, che io sappia, no. Una escort? No, sono stato su una Ford Escort più volte, l'aveva un mio amico, però con una escort mai. Con un uomo? Neanche. No, io sono assolutamente etero, quindi con tutto il rispetto per chi non lo è, però io no, con gli uomini no. Con un trans? Neanche. No. I transfer ogni tanto dall'aeroporto all'hotel, anche quelli li ho presi, però no, i trans e non transfer no. Con due donne? Parecchie volte. Con due donne no. Tre cose che porteresti con te in un'isola deserta? È difficile questa qua. Fammene portare quattro. Pinne, maschera, fucile e poi porto mia moglie sull'isola deserta con me. Umberto in una parola. Umberto Palisari. Non lo so, ditemelo voi. Pepin in una parola. Ah, Pepin. Rispetto. Da quanto tempo non dici una bugia? Non lo so, un paio di ore fa. Poco. Salutate la gente che vi sta guardando. Saluti, grazie. Ciao a tutti e ciao Pipin.